Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Vincenzo Salemme si è diplomato presso il Liceo Classico Umberto I di Napoli, per poi iscriversi alla Facoltà di Lettere e Filosofia presso l'Università Federico II. Nel 1976 è stato scritturato dalla compagnia teatrale di Tato Russo e ha debuttato come attore nella commedia ballata e Morte di un capitano del popolo, tratta da un romanzo di Luigi Compagnone. Nel 1977 si è trasferito a Roma ed è entrato a far parte della compagnia di Edoardo De Filippo. Con la compagnia di De Filippo ha partecipato a Quei figuri di tanti anni fa, come comparsa, Il cilindro, Il contratto e Il sindaco del Rione Sanità, che sono state poi trasmesse da Rai 1 tra il 1978 e il 1979. Vincenzo Salemme è stato sposato per oltre 30 anni, con Valeria Esposito, ma la loro relazione durava da ben 40 anni. Il loro rapporto è stato lungo ma soprattutto ricco d'amore, almeno fino a quando qualche anno fa hanno preso la decisione comune di separarsi, rimanendo, però, in ottimi rapporti, tenendo conto che Valeria Esposito dovrebbe curare ancora gli affari del suo ex marito. La coppia, un po' di anni fa, ha subito un lutto devastante: la scomparsa della loro piccolina. Valeria ha infatti subito un aborto spontaneo che ha cancellato ogni sogno di diventare genitori. Infatti i due non hanno più avuto figli da quella perdita, ma la motivazione non è nota. Così come non si conoscono le cause dell'aborto spontaneo, in quanto Vincenzo ha sempre voluto mantenere il silenzio assoluto sul suo privato. Adesso, Vincenzo Salemme ha recuperato la sua serenità a fianco di un nuovo amore. Si tratta di Albina Fabi, sua compagna presumibilmente dal 2016, quando i due si sono conosciuti nel Dietro le Quinte del programma condotto da Carlo Conti Tale e Quale Show. Da allora, pare non si siano più lasciati e sembra che Albina rappresenti la sua completa rinascita. Su Valeria Esposito, invece, non sappiamo molto. Non è dato sapere se ha un altro compagno o come ha affrontato la separazione da quello che credeva fosse l'uomo della sua vita e suo marito per 30 anni. Di certo, tutti questi anni insieme non si possono cancellare, ma è possibile guardare al futuro con rinnovata speranza.